Vedremo, Ma non perdiamo tempo, bando alle ciance. Vedo un uomo al centro del campo. Al comando. Già felpato. Ragazzi, bloccate tutto. Adesso è tempo di bloccare l'Italia. Adesso lanciamo l'hashtag state a casa, perché è il momento di Pegasus contro Outsider. Beh, ragazzi. Senza rima però, ma quasi stupito. Vabbè, ma qua è... E quindi è il giorno 3, il girone bianco, Pegasus contro Outsider. In prosa l'ha fatto. 6 punti contro 4 punti. Se vincono gli Outsider volano in semifinale. Se vincono i Pegasus volano in semifinale. Insomma, è la classica partita da dentro fuori. Il rosso intanto atletico, bellissimo, no, straordinario, ragazzi, meraviglioso, fa gesti strani. La serietà tra i due capitani. Dall'altra parte invece c'è Manuel Pascali. Ragazzi, io sto guardando la bet. Vi dico in questo momento che state votando in chat 1.000.000 di bits per i Pegasus, 1.100.000, 1.300.000 sugli Outsider. È veramente una bet clamorosa, ragazzi. Siamo quasi a 50-50, eh? Sì, cioè... 46 e 54. Una cosa importante, per gli Outsider. Importante da dire pre-partita. Ma Matteo Schiena Pu non si chiamerà più Schiena Pu, ma Schiena. Mi sono già messo d'accordo con lui. Come la chiamavo io all'inizio, tra l'altro. Sì, Schiena, allora, Schiena. Quando funzionava. Solo Schiena, Schiena, bisogna dire. Schiena. Anzi, cancello proprio anche Matteo. Sì, solo Schiena. Schiena, perfetto. Attenzione però, andiamo al centro perché... Lancio della monetina. Ha vinto la monetina, forse. Finale per il rosso. Sono più vicini alle semifinali dopo questa. Io non avrei mai detto che il rosso, che fino a due giorni prima della competizione non aveva una squadra, è si trova alle semifinali. A sognare le semifinali. Pensa che livello basso abbiamo. No, è vero. Come al solito ha bisogno di un tutor per leggere le carte. Il rosso, mentre non si può dire lo stesso di Manuel Pascali, capitano, difensore, Hall of Famer, tutto. È tornato Giorgio Caizza, ci ha già anticipato Luca Campolunghi. Per chi non lo conoscesse, Giorgio Caizza ha giocato nel Milan, giusto? Luca? Nei giovanili. Nelle giovanili del Milan, vabbè, ovvio. Ora gioca la Leon, quindi è un padrone di casa, le chiavi di questo stadio. E tra l'altro è la nostra squadra, l'unica squadra che seguiamo, esatto, tolto la Gold League. Eccola qua, la foto di squadra. Vai Anna! Con Schiena, Anna Ciati, il ciatismo di fianco a Elitalo. Tra l'altro oggi ho visto che Ciatismo l'ha messo anche come stato di Instagram. Cioè ormai è calata totalmente nella parte. Stavo guardando anche una carriera in moda buttata dopo due giorni. Stavo guardando anche la descrizione di Elitalo, ha giocato anche lui nel centro schiaffino, adesso non so se poi ci potrà confermare. Non fate senza palle, attaccare ragazzi, attaccare. Perfetto. Max, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Anna? Ma perché devi che bisognerebbe anche scopare per favore. No, dai. Ricordiamo che a fine primo tempo ci sarà improvvisamente una ruota molto più verificata. Non so se lasciate notare che quando parla Anna Ciati, Campolunghi abbassa lo sguardo per paura della muzza. Sì. Anche quando parla. Cioè, la muzza è in panchina? Ormai sono bulli. È in panchina la muzza, sì. Oh, e allora però... Allora, vediamo un attimo le squadre, perché qua la posta in Io gioco è gli occhiali perché adesso i fari sono Ragnar a livello titolare. Sole. Attenzione, perché Ragnar parte titolare. Ragnar è titolare. Ed è una grande notizia, è già nella versione mindset totale, il numero 7, R7. Ragnar, Gala, Caizza, Calhanoglu. E Buono, ovviamente, in porta, dalla parte opposta, vediamo subito. La Madonna. Intervento quasi da galera. Questo, sono tutti cade, 20 centimetri più alti. Cade Ragnar, lo aspetta il rosso, si assicura. Bravo il rosso che fa un buon gesto di fair play. E allora gli Outsider hanno il primo possesso di questa ultima partita dei gironi. Il rosso evidentemente è tornato alle 9 con bravissimo, Berlini, bravissimo quello che, ma tutta la squadra in realtà erano tutti al volte al The Club a far serata. per favore rimaniamo sul campo con Manuel Pascali, Hall of Famer, il capitano dei bianconeri di Luca Campolunghi, Alice Muzza, Roby Camposciò e Robert, la famiglia Robert dicono sia il fratellastro. Ah pure, sì, perfetto, sì, sì. Nato da... no, andiamo dai. Avanti. Ragnar. Ragnar che dà il pallone a un suo compagno. E poi era Butte. E che compagno, direi, il signor Mattia Butteri. Forse, credo,
il secondo miglior draft di questo qualifier. Dopo migliori. Sì, dopo migliori. Dopo migliori. Anche dal nome. Vabbè, Formia. Schiena. Eccolo qua, schiena. Schiena. E guarda malissimo schiena. Formia. Perché gli ha passato un siluro. E allora il rosso in posizione centrale alla Luka Modric, ex giocatore del Real Madrid, del rosso. Ma beh, scusa, ma non c'è Bertocchi in campo? Bertocchi? È una follia questa. Non hanno messo Bertocchi in campo, ma c'è Maui come punta. Ah no, è là davanti, è là davanti. Ah no, era addirittura oltre la linea della difesa. Eccolo qua, il rosso da lì può inventare. Scherzi a parte, è un gran giocatore il rosso. Lo vediamo con la conclusione, la prima della partita. Primo giro dalla bandierina, 1 minuto e 45, già volato. Occhio perché su questa fascia sinistra per il rosso lo scontro contro Ferrara, Giovan Battista potrebbe essere la chiave di volta. Parte il cross del rosso, il colpo di testa rimesso in mezzo da Bertocchi. Tra l'altro vogliamo anche dire che gli outsider hanno fatto a meno per tutta la competizione di Enoch, che era dentro la lista. Incredibile. Ma loro sono lì a giocarsela grazie all'intuizione in panchina di Anna Ciati. Beh, anche a, diciamo, aspetta Bertocchi. Sulla tre quarti, Bertocchi! Sul fondo, scusa Paco. No, buono la battezzata fuori, ma Bertocchi, il normal Bertocchi, veramente gli basta una palla per cambiare la partita. Impressionante, 5 gol nel primo giorno di Got League, l'altro ieri, 0 ieri però, chiuso da un Leandro Fiordobalaschi clamoroso. Eccolo qua, un altro che riempie la bocca benissimo, Kanage, che è un giocatore interessante. Numero 6 degli outsider. Opla! No. È uscita qua de Pegasus. Attenzione, break offensivo da parte di Giorgio Caizza. Poi Boot si accentra, il numero 10. Allargato il pallone per Ferrara. Cercato ancora Caizza. In mezzo all'area c'è soltanto Ragnar. Arriva ora il numero 8, Giovan Battista Ferrara. Ieri una grande punizione. Occhio Caizza. Vabbè, è sempre ancora peggio, questo Caizza, chiedo scusa. No, ma sai perché? Perché lui tutte le volte, quando lo sbaglio, rosso. Chiamarmi normale, allora dopo mi confondo ancora di più. Comunque, rosso. Da oggi lo chiamiamo Giorgio. Giorgio Caiazza. Giorgio. Calcio di punizione per non so chi, arriva addirittura anche il mister Anna Ciati a chiedere: ma che succede? Anna, cos'è quella cosa? Rianima. Andiamo Anna. Da Omi per capire qualcosa. Anna, rianima. Sangue, poverino, ti rianimo io. No, come no? No, vorrei essere io quello infortunato così. E si rialza un idiota praticamente. Un coglio, cioè, sulla moto, sul naso, sul labbro. Andre. Ha preso una botta sul naso, gli esce un po' di sangue dal naso. Ma il medico cosa sta facendo? Ho capito, ma il dottore che fa se gli esce sangue? Scusa, ma se ne va. Se esce sangue? Niente. Se ne va il medico. Ma cosa deve fare? Mettere le dita nel naso? Lo cura con le parole. Lo cura con la presenza nel centro sportivo. Eccola qua, la busta di mozzarella in mano al medico. Dice, mangiala e ti riprendi. Ma che scena è? Beh, comunque si è fatto male, sì, veramente. Scherzo a parte. Ma è Caizza? Chiamiamo l'ambulanza. Anna, no, è Diego Costantini. Allora fa lo stesso, vai. No, chiamiamo l'ambulanza. Calcio di punizione per i Pegasus. Ah, pure fallo per gli altri. Sì! Oh, Dio! Butta! Mamma mia, Butt! Che ha fatto? Attenzione, l'omaggio di Buta a Irving Brown Campolunghi. Grandissimo gol. Ma è autogol del rosso, non è gol. Autogol del rosso, ci ha tenuto a precipitare. Eravamo tutti preoccupati. E allora che cazzo avete sul per canto? Le condizioni di quello là, praticamente non ci ho capito niente. Ma che rivediamo. Cambiate il rosso. Questa è la diretta. 1-0 Pegasus dopo 5 minuti. Ma un attimo che voglio vedere che è successo, non ci ho capito niente. Ma cos'è questo rumore? Luca che si sta risistemando le cuffie. Abbiamo rivisto l'esultanza, 1-0 per i bianconeri. Gol di Butteri. Vabbè, ma lì comunque il rosso ha provato a rinviare. Non lo chiamerei autogol, dai. O no? No. Autogol. Ma come autogol? La buttata in porta. Non l'abbiamo visto ancora. Autogol. Pascali per Ragnar. Ragnar in zona tiro. Ragnar con il suo mancino. Da lì può inventare qualsiasi cosa. Butteri, Butt, attaccato da Kanage che lo prova a rallentare e ce la fa. Poi la conclusione da parte di Giorgio.
Occhio, il perché rosso, rosso ci vuole il rosso break far degli perdonare. Outsider. Dai, Bertocchi, cazzo! Bertocchi si propone il rosso. Palla che arriva a Canouge con il mancino. Canouge! Buono! Da, buono! Mamma mia, che parata! Ora gli Eternals devono spingere al massimo e dare tutto. Vediamo, forse il replay della punizione. Sì, esatto. Vediamo. Attenzione, attenzione, attenzione. Già fermo, immagino. Intanto sappiamo. Il mister Roby Camposho decide di attivare subito una carta rigore presidenziale. Ah! Di Pegasus. Ah! Vuole mettere due gol tra sé e gli avversari. E allora Erling Brown schiena, si toglie le cuffie e si avvicina al centro allora, del campo. Uno l'ha fatto e uno l'ha sbagliato. Ieri proprio l'ha sbagliato Campolunghi. Quindi pesa come un macigno. Erling Brown Campolunghi contro Mattea. Sì, comunque è vero, schiena. Ma hanno sempre il rigore presidenziale. Beh, lì è culo, ragazzi, un carte è casuale. Che, cioè, schiena. No, ma non per Campolunghi. No. Schiena fai muro, cazzo. Schiena contro Campolunghi, o come lo chiamerebbe il pancio, Campolonghi. Anche a me piace Campolonghi. Allora chiamiamolo da oggi è Campolonghi. No, ma è Campolonghi, Ah sì? Sì, si è salvato così su Instagram perché non c'era il tag corretto. Ancora il rosso che tromba con il centrocampo. Parte Luca Campolunghi. Vediamo, contro schiena. Campolunghi, 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 Campolunghi! Erling Brown Campolunghi Grazia! Ancora lui! Che bomber! 2-0! E questo attenzione, attenzione ragazzi, non c'è neanche il tempo di fare un'esultanza perché la regina del chatismo ha deciso di utilizzare la carta bomber. Anna, chi metti come bomber? Numero 10. Il numero 10 in 3 minuti, se fa gol, il gol vale doppio. Bravo Luca. Andre, scusa. Di che? Puoi chiedere ad Anna Ciati per favore come si chiama il suo numero 10 di nome e cognome? Come si chiama il tuo 10? Comunque posso dire che con sti pantaloni perdo un'agilità che... Barto Panzer. Ma non è il moderatore. Che cazzo? Allora 2-0 in questo momento per i Pegasus, che saluto, che hanno già un piede e mezzo in finale, ma c'è ancora qualche minuto da giocare, la ruota poi e il secondo tempo. Quindi, mi raccomando, il 10, Manu Ange. Marcato a vista da Angelo Carpani. Barto Panzer, che tra l'altro è moderatore di qualsiasi chat di Twitch. Attenzione, il pallone dentro, subito primo buco. Bertocchi contro Carpani, bel duello questo, eh. Bertocchi Barto Panzer. No. Attenzione, Canouge con il suo destro sbaglia il pallone, allora recupera tutto la squadra bianconera dei Pegasus con il pallone che viene vinto con un contrasto dai giocatori in viola. Il rosso. 9 minuti e 18, 2-0 Pegasus. Gol di Butt o autogol del rosso, non abbiamo rivisto il replay. E gol di Erling Campolunghi. Stiglio, calmo, Rag, non pressare a vuoto. Pallone in verticale a cercare Bertocchi che si lamenta. Chi è Stiglio? Carpani. Ragnar. Stigliano, quello dei The Show. A Stiglio? Il ragno, lo Stiglio di Melegnano. Outsider che girano il pallone in orizzontale con Pu schiena. Bertocchi, se segna andiamo all'oceano assieme stasera. Il rosso, ancora il rosso, rientra fermato, commette fallo il rosso, un po' confusionario qua il rosso. Allora io ti dico una roba, sì. Ma dimmi tutto. Aspetta che rivediamo il gol. Beh, ma questo non è autogol. No, ma era totalmente fuori la palla. Adici. Andava fuori, ragazzi, se non la prendeva il rosso. Esatto, Andre, esatto, Andre. Ah, autogol del rosso e gol di Campolunghi. No, ma questo così è clamoroso, dai. Sì, questo, a me poi... posso dire una cosa? Mi puzza un po'. Posso dire che mi puzza di calcio scommesse? È arrivata la guardia di finanza ed è nel parcheggio. Io per non vorrei... Mamma mia, quanto è bello vedere giocare Caizza. Io non quanto vorrei... Quanto è bello vedere giocare Caizza, quanto è brutto vedere il rosso sul palo. Questo. Comunque rosso veramente. Questa, ragazzi, è da ufficio inchiesta. Io non so se c'è qualcuno della nazionale che si è giocato qui qualcosa, ma... No, dai io lo dico. No, allora, dai. Vediamo gli outsider che riprendono a macinare un possesso palla orizzontale che per ora non ha fruttato nulla. A proposito di frutto, Fragolino viene ignorato
da questo possesso palla. No, Fragolino deve fare qualcosa. Cioè non farsi autogol almeno. No, ma hanno una spina. Eccolo qua, Maui. Maui e Pascali. Pascali, ferma tutto. Mamma mia, che giocatore. Si sovrappone Ragnar dalla parte opposta. Si può vedere Dio, anche Caizza. But. Attenzione, in mezzo il pallone a cercare Caizza, ma But è salito in cattedra. Quanto manca? 3 minuti della carta bomber? 3 minuti e 40 secondi. Ce l'ha... è vero, al termine del primo tempo. Ce l'hanno gli arbitri. Tra 20 poco secondi lo... mancano. 20 secondi. 20 secondi. Grazie Andre. Calcio d'angolo, tiro dalla bandierina che non esiste. Deve tornare addirittura Bertocchi. Poi il pallone manovrato da parte di Angelo. No, è Butte, scusate. Bravo, scusate, schiena. Butte. Ancora Maui adesso. Maui, Pascali. Grande Manu! Chiusura. Ragazzi, i Pegasus sono entrati in campo con un altro grip. Io ho mangiato, ho pranzato con Pascali, sono onorato. Ti dico la verità, mi sembra quasi che gli outsider siano intimoriti dalla foga agonistica. Anche qui, guarda, se lo brucia sempre. Ma no, è che hanno fatto serata ieri. Però posso dire, Max, secondo me è anche felice se dovessero uscire ora. Sulle 7:30 ha più tempo per organizzare. Ma c'è la Coppa degli Aro. No, io me ne vado. Se loro perdono, me ne vado. No, lascia la presidenza? Sì. No, non lascio la presidenza. Ma beh, stanno gesto senza. Forte comunque sarebbe. Occhio, sì. Però. Occhio però, perché Bertocchi è franco bollato da Angelo Carpani, da Barto Panzer, ancora Barto Panzer. Sì, ma Bertocchi è totalmente isolato davanti, ragazzi. Barto Panzer. Io, cioè, c'era una spina dorsale degli outsider che era fatta da Maui, il rosso, Canage e Bertocchi. Attenzione Maui, Maui, lato corto, fermato da Angelo Carpani che, mamma ragazzi... Mamma mia, sono mamma Carpani mia. Sessuale! È sontuoso Carpani, come direbbe Erfaina, José Mourinho Er. No, aspetta che mi ha fatto super ridere. No, va bene. Che cosa? È un commento in chat che non si può dire. No, dai, mi piace invece. Il nome era Fagioli, non dico altro. No, dai! No, non si può dire. Andiamo avanti, per favore. Caizza nel cerchio di centrocampo, non abbiamo nemmeno avuto bisogno di vedere Caizza al massimo della forza, perché i Pegasus sono 2-0, stanno gestendo. Eccolo qua Caizza con il mancino. Cioè, posso vedere i gironi un secondo? I gironi, eccoli qua. In questo momento i Pegasus vanno a pari punti con gli Atletico e sarete voi della chat, esatto, a decidere. Voi della chi chat va a decidere chi vince. Ricordo che chi vince andrà contro la fucina, chi perde invece andrà... Mamma mia, il rosso alla Luka Modric. Carpani! Un muro, letteralmente un muro. Va bene però, Rossinho deve fare così, ci deve mettere il cuore. Fragolino, il capitano degli outsider. Che forse da inquadrato la tirata, eh? Anche se ti dico la verità, anche il rosso l'ho visto che ieri è andato da Mollica o senza, secondo me si è fatto 4-5 panini, lo vedo sì, un po' appesantito. Poi è tornato alle 9 di mattina con Berlini, non a caso i due giocatori peggiori di oggi. Sì, tra l'altro. Salutiamo il principe ovviamente. Occhio a Ragnar. Grande palla di Ragnar, buona la lettura del numero 7, R7 di Melegnano. 14:20 Melegnano. Il mago addirittura. Occhio a Butte però. 40 secondi alla ruota di Sisal Fan Club 24. Sisal Fan Club 24 che girata. Potrebbe ancora una volta cambiare le sorti della partita. Parte il cross, allontanata però la palla dall'area degli outsider e quindi si riprenderà con tutta calma, direi. Io non vorrei mai che la ruota portasse un 2-2. Ah sì, hai paura? Vorrei proprio una roba. Ragnar, Ragnar, attenzione, Ragnar deve uscire però, schiena, si era già tolto le cuffie. Oh raga, ma facciamo sto gol o no? Quanto urla! Porca troia! Ormai l'Annaciati è completamente diventato uno scaricatore di porto. Annaciati è stata avvistata a Genova stamattina a parcheggiare le petroliere. Vediamo ancora il pallone, è entrato, no, è sempre Forme, titolare, chiaramente. Oh, vorrei spezzare due parole per il numero 2 degli outsider, Junior Gala, sì, che è uno dei draftati. Oh mio Dio, Bertocchi! Madonna, cosa ha provato? Come poi Paolo Rosso. Di Cagno al West Ham. Eh sì, era mamma quello lì. Mamma mia, Bertocchi, il normal Bertocchi, gli basta un attimo, lo devono servire. Si giù. Attenzione Caizza. Alla sua destra serve il pallone per Ferrara che perde l'attimo e deve tornare addirittura Barto Panzer. Si sta aprendo la partita, finalmente gli outsider stanno scendendo in campo. Andiamo a riapprezzare, mamma mia ragazzi, questo è FIFA, FC, Difficilissimo. Vediamo, ancora
Giovan Battista Ferrara. Gli outsider che provano in tutti i modi almeno ad accorciare le distanze prima della ruota con Bertocchi. Carpani. Il destro di Bertocchi. Carpani si sta guadagnando sicuramente l'All-Star Game. Occhio, occhio, occhio a Maui. Maui, pallone. No, non è Maui. Non è Maui. Ragnar anticipato però da Formia. E allora rimpostano i giocatori in bianconero che stanno tenendo il pallone. Stanno respirando, hanno corso tantissimo. Sono 2-0 avanti con l'autogol del rosso e il gol di Luca Campolunghi. Caizza, oh mio Dio, prova la magia, fermato però dal rosso. E allora Maui, molto confusa, molto lunga la squadra bianco-viola. Ai, ragazzi, fanno fatica a trovare Albertocchi davanti, è così. La vedo veramente dura, ma tra poco c'è, grazie a Dio, la ruota di Sidral Fan Club. Che forse potrebbe aiutare. Ruota rossa. Per... Eccola qua che arriva il fischio dell'arbitro. Ruota sia con Homiatol. Andre, ci senti? Qua qualcuno mi lancia le pallonate. Comunque, ragazzi, benvenuti. Primo tempo, ruota powered by Sisal Fan Club. Adesso vediamo cosa sceglie la ruota. L'hai oliata bene? Grande, Max. Vedete come gira meglio. Chiaro, quando c'è Max, veramente. È impressionante questa cosa. Senti che rumore. Showtime. E qua attenzione. Vediamo la faccia di Luca. Si riapre tecnicamente. Gli shootout ci hanno sempre portato male. Sempre. Ecco, ogni rinnovo oggi... a tutti gli allenatori, anche voi a casa, le regole degli shootout. Ogni allenatore dovrà scegliere, visto che sono tre gli shootout, un calciatore scelto dai draft. Ditelo, digli a Omi di dirlo a Roby Campo. Una scelta che sennò... del presidente e un personaggio VIP. Omi, vai a ricordare a mio papà chi può calciare. Aspetta, vediamo. I ragazzi che non hanno tagliato le reti, mi raccomando ragazzi, abbiate almeno le reti, dai, per favore. Del campo della Leon che ci ospita e con la, esatto, quale speriamo poi un di giorno di poter collaborare sempre più. Sì, anche di tifarla sempre più. Per forza. Chi sceglieresti, Luca? Sceglierei Caizza come scelta, Boot come draftato e Carpani come VIP. Sai che sei andato più su Pascali come VIP? Ho scelta del presidente. Però Carpani l'ho visto... Okay. E però Caizza è uno che secondo me può anche fare l'uno contro uno col portiere. Invece per quanto riguarda gli outsider, vedo sicuramente Albertocchi. Sì. Poi Maschera. C'è Ferrara, se non sbaglio, Giovan Battista. Giovan Battista Ferrara Maui. Sicuramente. No, non mi sembrava. Sì, sono le scarpe di Maui. Io lo riconosco dalle scarpe. Quello che più quelle rosa. Niente. Ma poi vogliamo anche ricordare che adesso abbiamo due soli davanti a noi, quindi in campo non vediamo. Vediamo le stesse cose che vedono le persone da casa. Mia mamma quando guarda il telefono, faccio così. Sì. Allora, parte Boot. Vediamo. Contro Buono. Boot contro Buono. Contro Schena. Contro Schena. Parte Boot. Il numero 10. Boot! 3-0. Boot! Ma grande Matti! Ma mai fatto qualcosa di sbagliato? Boot? No, credo di no, ma nella vita credo. Mamma grande mia, draft, che giocatore. Boot. E ora Maui. Andiamo a rivedere il replay, finta e poi con freddezza spiazza, se così si può dire, Schena. Che comunque Schena, ragazzi, da quando ha cambiato nome. Da quando ha preso l'MVP, basta. Maui. Maui, vediamo. Contro... Buono, Maui. Buono, Maui, gran gol, 3-1, ma 3.000. Mamma mia. Allora, questi gol. Bello, figo. Che poi c'era anche... bisogno di essere così preciso. Anche il rischio, esatto, calciarla alta, quindi bravo. Gran giocata di Maui. Che l'ha messa là sotto. Tutti fanno quella fintina lì. Ma hai mai spaventato qualcuno? Quella? Beh, no, però è una per vedere se il portiere secondo me scende. Butta giù. Sì, va giù. Sì. Ma la fa troppo veloce. Dai, Schena, porca puttana! Parala, cazzo! Arriva anche l'incitamento del presidente. Schena, il tuo è lavoro è parare, Giorgio Schena! Giorgio Caizza! Schena! Giorgio Caizza! Che... Il mio pupillo! Grande Joe! Che classe, Giorgio Caizza! 4-1 per i Pegasus. Dai, Ale! Sempre più un piede in semifinale. Sì. Sempre un piede in più nella community della scelta.
Cioè, la scelta da Gomini. Questa però era parabile, secondo me, da schiena. Ma non ha più voglia schiena, dai. Schiena vuol venire con me dopo. Attenzione, perché possono però ristabilire. Vediamo. Ancora Scopelliti. Bella, 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 bravo. Battuto Alessio Buono, 4-2. E si ritorna ancora con due gol sotto. A oggi non è cambiato niente, ma c'è ancora uno shutout a testa. Esatto. Si rimane con due gol di vantaggio. Attenzione, fischi da parte delle tribune. Parte Angelo Carpani. Dai schiena. Contro schiena Angelo Carpani. Gran si oggi! Mamma mia. Si oggi! Mamma mia Carpani. Che classe. Che vuole sentire più fischi. Però i fischi erano di là, sai. No, anche perché di qua... Di qua ci siamo noi e i cameraman sul trabattello, quindi... E poco altro. Aspetta. Vediamo. Bello, bello, questo è molto bello. Non sta neanche finta proprio, è andato direttamente in gol. Ma io l'ho detto, la finta non serve a niente. Attenzione Albertocchi. Albertocchi, Barto Panzer, parte il numero 10. A digiuno da ieri. Oh mio Dio, buono! Buono, ma non è finita Campolunghi. Campolunghi è entrato in campo così, si rimane 5-2. Cioè, per abbracciare il proprio portiere, beh, comunque ragazzi... Se la ruota doveva cambiare qualcosa a questo punto l'ha cambiato in peggio. In peggio, vedi, anche lui ha fatto la finta e ha fatto gol, incredibile. Andrea, non so se possiamo andare dal chatismo. Un'allenatrice pronta a difendere, ma un'allenatrice pronta a difendere sull'orlo anche dell'esonero. Cosa non è andato in questo primo tempo? I ragazzi hanno fatto serata ieri sera, cioè. Questa è colpa del presidente, secondo te, della mala gestione della società? Max, cosa rispondi? Che secondo me è meglio se io dove e te... eri ieri sera tu? Ero con te al Volt. Era con te al Volt. No. Sì, vabbè, io e te possiamo, ma loro... Loro dovrebbero lavorare. Dovrebbero lavorare e allenarsi. Se perdono, ce ne andiamo io e te. E poi boh. Se perdono, te ne vai con Max? E dove? Dove vado? Torniamo al campo. A casa mia. Allora, Max l'ha lanciata però Posso chiedere a Anna di non fomentare questo animale, perché per comunque favore. Sono di fianco a me per altri 20 minuti almeno non vorrei essere preso a mazzate. Ricordo che tra l'altro Max Felicita sei l'uomo che tra un'eiaculazione e l'altra gli bastano tipo un minuto e già il cervello non ragiona più. Di solito noi per una mezz'oretta se lì non vuoi sapere nulla, un minuto, un giro d'orologio. Ma vedo le squadre che stanno tornando in campo. I Pegasus che hanno scelto ancora una volta Carpani, che è forse il capitano insieme a Pascali mentale, sì. Entrambi confermati. Beh, difesa clamorosa, ovviamente il vantaggio di tre gol, quindi Pegasus sono con un uomo in meno, 7-6 si comincerà. Infatti ho visto che hanno tolto Butt e hanno messo Gadeschi, che sì, un'ala ma un po' più di copertura. Federico Gadeschi, intanto il rosso deve forse tirare via un po' di gas dalla pancia, posizione ideale. Mi ricorda D'Annunzio in questa... quando faceva una delle sue opere. No, questo di solito si fa per la... come si chiama quello che ti viene il male al liquine? Per lo psoas? No, e poi non me lo ricordo. Cos'è? Pubalgia. Scusate, ma appunto... Ma Elitalo dov'è? No, è l'Italo. Andato a tirare schiaffi in tribuna. Andato a tirare schiaffi in tribuna. Attenzione, si è ripartiti però. E l'Italo è diventato allenatore. Allenatore schiaffeggiatore degli outsider. La Madonna, ma cos'è? Ai 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 ai. Sembra che ci vediamo 15 minuti di fuoco, ragazzi, perché diventa maschia adesso la partita. Ricordo, chi vince va in semifinale. Noi adesso abbiamo l'uomo in meno. Sì. Maui. Però gli outsider hanno il rosso, quindi dovrebbe essere parità numero. Porta rispetto al rosso. Vabbè, ha fatto autogol prima. Però l'ha portata lui qua la squadra. Ah, ok. E l'affonda lui. Albertocchi. Bertocchi. È entrato Bellucci e Gadeschi sono entrati. Occhio al rosso. Non era male, non era male. Una bella conclusione da parte del rosso. Ti dico la verità, secondo me lui vuole mettersi sulle spalle la squadra. Ma sicuramente. Un po' esagerato questo. Voglio fare complimenti a Campo Show perché ha messo Bellucci e Gadeschi, altri due draftati. Leggo di nuovo in chat si gioca. Mamma mia, che ha battuto il rosso, che forse ha preso una storta, sai? Perché... Bravo, bravo, Joe, bravo. Okay, o un grande attore, cosa possibilissima.
Oppure ha preso un... No, ho visto dal labiale una bestemmia importante. No, no, si è fatto male. Il dottore non mi sembra molto interessato. Il dottore è in vacanza. Il dottore è stato visto al bistrò. Ma è fermo di fianco alla ruota. Ma dov'è il dottore? Il dottore è lì. Sta tornando dottore indietro. È arrivato. Ah, è arrivato il fisioterapista. Il dottore è là, guarda. Con le stelle filanti è arrivato il dottore. Ragazzi, c'è il dottore. Le ha buttato un po' di coriandoli e le stelle filanti. C'è il dottore a bordo campo. Beh, vabbè. Omiatol, puoi chiedergli cosa è successo al dottore, per favore? No. Ma che cazzo mi fa dal... Chiedergli cosa è successo, per favore. Mi chiedono di chiederti cosa sia successo, probabilmente. Una contusione, vedi che si è già rialzato. Ma quindi è finto? No, no, questo no. No, sta facendo, ha fatto finta? Tu la contusione la puoi prendere, però puoi esagerare nella sintomatologia. Ok, tutto chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Ma torniamo al campo. Aspettate, aspettate. Da 0 a 10. La scala del dolore è da 0 a 10, quindi? Se lui magari ha un dolore da 3 e lo porta a 6-7, scena. Vabbè. Spero che faccia il medico, ma non insegna agli altri. Diciamo il medico che tutti vorrebbero trovare. Allora, però, siamo ripartiti, ragazzi, e ci sono ancora 12 minuti pieni per gli outsider per provarci a dare tutto almeno. Ma in tutto ciò, ah no, Rosso ha ripreso veramente, o comunque non ha sbagliato il dottore. Sì, il dottore. Pascali cambia gioco per il suo compagno che preferisce ricominciare, e allora entra Caizza. Posso dire che è il primo dottore che parla come si scrivono le ricette. È vero, poi non si capisce una mazza. No, perché di solito loro sono tutti molto loquaci, invece lui no, è coerente. Vediamo ancora i Pegasus in avanti con il Rosso che lo francobolla a Romolo Bellucci. E niente, si rimane su 5-2, 3 minuti e 30. Dai ragazzi, cazzo! Devono metterci tutto quello l'otto? Che hanno adesso gli outsiders. Maui. Pensa la S, sai? Porta palla. Tutti in attacco, che la anche difesa non serve più a un cazzo. C'è uno outsider. Beh, il Rosso qua, lui e Modric fanno questo stop. Lui è... Mamma mia, Rosso! Grande, tutto Rosso, il cuore! Guardalo! Di Fregolino. Rosso. E si incazza anche, fa bene. Rosso. È così che deve giocare Fragolino. Vero, comunque. Mamma mia, quanto gasa Fragolino quando fa quei recuperi. Sì, 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 no, ma a me piace comunque. Mi ricorda un po' Dose nella Summer Cup. Sì, ma tu un po' tutti ti ricordi. O Dose al McDonald's. Occhio. Oh. Ma questo è Knauge, si è buttato palesemente, ma ci piace. Fermato, ancora Knauge a recuperare il pallone, Formia al limite. Massimo sforzo. Manu! Pascali, grande chiusura solo per un attimo, però arriva la conclusione di Knauge. Calcio lontano. D'angolo. No, ha tirato proprio così. Calcio d'angolo, deviato. Attenzione. E adesso il massimo sforzo degli outsider. Ma che cazzo di calcio Coppelliti, d'angolo è? Cross basso. Sento poi... Roby Camposciò parlare, vede in difficoltà la squadra. Bravo Romolo, bravo andiamo Romolo. Andiamo a sentire Roby che dice, Andre, scusa, non lo sentiamo parlare. Io mi sono zittito apposta. Fatti vedere Enzo. Ah, ma non stava parlando. Ma chi è che può chiedere il VAR? Boh. Per cosa? Hai visto qualcosa che... Secondo me era calcio d'angolo. Devi... Brutto cambio di gioco di Giorgio Caizza. Qua. Cazzo, parlo con la squadra. Allora Roby, come vedi la squadra? La vedo che mi stai dando pressione perché sto vedendo la partita, sto vedendo. Occhio Fede, attenzione Maui. Vabbè, non voleva essere disturbato. Sì, sì, non voleva essere disturbato. Maui per il Rosso, il pallone in mezzo, allontanato, sputato, scatarrato dalla difesa dei Pegasus. Maui comunque, sì, Canaggio sta cercando il fallo, però aveva gara da solo, si apriva sulla destra. Posso dirti la verità, Knauge, forse questa è la peggior partita che ho visto fare. Perché da lui ci si aspetta molto. Knauge. Occhio a Maui qui, che l'ha già fatto. Maui, risolvi tutto dal mare. È vero. Che gli hanno poi regalato le scarpe di quel colore, gli Atletico Albano. Tra l'altro. Maui, conta i passi. Pascali piazza la barriera. Lui. Difesa, scrivono migliore del torneo in chat, quella dei Pegasus. Effettivamente, Pascali e Carpani
Parte Maui! Buono! Potente, ma non preciso. Non la tocca nessuno e quindi si riprenderà con Alessio Buono. Ricordiamo che chi vince questa partita va dritto in semifinale. Che ci saranno stasera, cioè dopo. Di testa allontana Formia, poi Canage nel cerchio di centrocampo, sempre il numero 6. Oh mio Dio! Una palla per Bertocchi, Barto Panzer fermato. Poi porca puttana, Pascali, la ci palla porca puttana. Maui, non è finita ancora Maui. Subisce fallo il difensore del Pegasus. Maui va su tutte le furie. Mamma e mia. L'arbitro dovrà. Ma che pace. Giocatore è Carpani? Albertocchi poteva stirare. Maui prende il cartellino da una parte e poi dall'altra, ragazzi. Beh, la difesa effettivamente con il trittico, la trick, il treble, il triplete Buono, Pascali, Carpani, è tanta roba, Sì, ma però ci ha messo troppo a tirare qua. Doveva girarsi e tirare sul sinistro, invece ha voluto tornare sul destro Bertocchi. Grave errore. Bravo Carpani, comunque. E allora si è ricominciato. Siamo a metà del secondo tempo. Bella questa apertura. Pascali che pensa alla conclusione. Pascali fermato da Canage. E allora siamo già dalla parte opposta. Si è proposto e riceve palla Maui. Maui la riconcede per la conclusione. Rigore. E attenzione perché forse è shot out. No, ammonizione sicuramente, però rigore. È fuori dall'area. Vediamo il capitano William Wallace Pascali, il re di Scozia. Chiamano il VAR, credo. Questo mi piace come soprannome, William Wallace Pascali. Attenzione. Omi. Attenzione, El Italo chiama il VAR perché secondo loro... era dentro l'area di rigore, quindi shot out. Italo, Omi, poi perché credo che sia l'unico che ne capisca di calcio. Prova a chiederglielo. Perché non giochi? Perché lascio i miei compagni. Lascia i suoi compagni giocare, immagino. Veramente sì, una dichiarazione pessima. Ormai è stata chiamata. Ho visto shitstorm su Instagram a calciatori per molto meno. Vabbè, niente VAR. Perché è fuori. Vabbè, gliela ridai o non gliela ridai, però? Vabbè, per me però se la chiami te la devi giocare. Se la chiami è bruciata come carta. Attenzione a Rossigno. E vi dico una cosa, amici miei. C'è qui la fidanzata, tra poco potremmo conoscerla. E ci potrebbe essere la dedica. Vediamo Rossigno che ha già segnato un gol in questa partita, ma nella sua porta. Era il gol dell'1-0. L'ha sbloccata però. L'ha sbloccata, adesso vediamo se la chiude. Ma la domanda è perché tira il rosso? Ma è Mancino, ragazzi, che ha fatto serata, ragazzi, fino alle 9 di mattina. In giro perché fa intrattenimento. Ma rosso è un bel giocatore, ragazzi. Gran giocatore. Sì, ma è andato a dormire alle 9. Vabbè, ho capito. Non lo vedo molto alle 9 di sera, ormai sarà svegliato, dai. Il rosso 4, rincorsa dritta, poi si sposta per colpirla di destro. Bravo! Mamma mia, Buono, che intervento pazzesco. È una gran punizione questa, Lui e Juninho. Pallone dentro, Maui atterrato. Bravo, bravo. 5-3, riaperta. E si riapre tutto. La si riapre qualificazione cosa? E la partita. A 5 minuti dalla ruota di Sisal Fan Club. No, ragazzi, sono contento riapre... per Maui. Todo. Sono contento perché abbiamo... meno 2. Ora devono fare tutto quello che possono. Dicevi, Luca? No, sono contento perché comunque siamo riusciti a stare con l'uomo in meno per 10 minuti. Adesso torniamo a parità numerica, speriamo di riuscire a gestire. Non ce lo ricordavamo nemmeno, è vero, bravo. Imbarazzante forse, sì. Gli outsider. Vale meno questo gol allora. Vale poco poco. Abbiamo esultato troppo. Gadeschi. Gadeschi prova a fare tutto da solo. Gadeschi che nelle movenze ricorda tanto il Lama. Della fucina. Occhio a Canage che perde. Bravo, una brutta Rombo. Palla qua. Poi prova a lottare e a recuperarla e ce la fa. Però ora gli outsider ci devono credere. Due gol non sono tanti, considerando anche che ci sarà la ruota. Vabbè, Bertocchi non sei Totti però. Va bene tutto. Francesco Bertotti. Da lì l'ho visto fare solo a Totti e contro la Sampdoria. Tra l'altro è entrato Rombolà. È entrato? Andrea Rombolà, sto scherzando. Rilanci in avanti. Allontana Carpani senza mezzi termini. Siamo alla viva al parroco per i Pegasus. Maui, attenzione a Maui. Con il mancino. Attenzione Maui! Buono, che grande risposta di Buono. Mamma mia.
Palla in mezzo, Bertocchi! La palla che esce di un soffio, mi ricorda Ruud van Nistelrooy. Dai, raga! Era la fatta di incrociare, perfetta, è uscita di un grissino. Di un grissino, cioè di un niente. 5-3, 11-28. Però adesso bene, occhio! Grande pressing, Bertocchi! Fallo! Fallo! Quindi non regola del vantaggio. Altra punizione. Si avvicina a Fragolino. Fragolino che prima ha concluso molto bene. Ma sembra Giovan Battista Ferrara. Parlotta intanto con il Rossigno che se la posiziona. E allora la palla del 5-4 ce l'ha nei piedi. L'uomo più importante degli under 13 di Twitch. No, certo, dai. Il Rossigno. Parte il rosso, ancora lui. Il rosso! Mamma mia, troppo centrale. Ce l'ha, il rosso scuote la testa. Oh, ragazzi, ma questo una volta a settimana fa una live dove fa queste cose. Ma infatti devo parerà col tempo, no? Maui. No, che cazzo dico? Canage mette in mezzo. Carpani allontana, attaccato proprio da Maui. E si spegne sul fondo. Guarda buono come va con calma, direi di sì, non ha fretta. Sì, ma tra poco c'è la ruota di Sisal Fan Club. Occhio che potrebbe cambiare ancora tutto. Magari in bene come prima. Esatto, Pegasus, ancora non si sa, quindi chi è in semifinale insieme all'Atletico Albar di questo girone, insieme a Red Lock e la Fucina dell'altro. Quindi partita ancora apertissima quando mancano 2 minuti. Canage. Punizione ancora e attenzione ancora una volta a Fragolino. No, battono in fretta Canage per Scopelliti. Alla sua destra c'è Amaui che riceve con il mancino. Ancora Canage. Bello lo scambio. Grande qui. Scambio. Però la difesa dei Pegasus ora sembra essere... Mamma mia che palla del rosso! Però sono molto chiusi centralmente. Devono puntare l'uomo e creare la superiorità. Se vogliono fare qualcosa di più. Pallone dentro, dalla parte opposta a cercare Gadeschi che non tiene il pallone. Effettivamente sono contento di vedere Schiena perché non lo vedevamo da 10 minuti. Sì, è vero. I Pegasus stanno soffrendo. Sono trincera, si è invertito tutto. A occhio alla palla lunga, stiamo intanto rivedendo il replay, si sta giocando in campo, amici. Ed è ancora rimessa laterale per gli outsider. Le rimesse in gioco. Un minuto alla ruota di Sisal Fan Club. Bertocchi. Ancora per Canage. Sale anche Formia. Canage di prima. Bravo Ange. Anticipato Bertocchi da uno splendido Angelo Carpani. Non riescono più a uscire. Allora Schiena. Rilancio così. Che però riesce a pescare Bertocchi. Canage, buono. Bertocchi! Sì, Chiama il VAR! Per Bertocchi, 5-4. Se Pascale ha chiamato la mano, io mi chiedo. È stato chiamato il VAR per un presunto tocco di mano di Roby Camposciò. Non è suo il tocco di mano, è solo la chiamata del VAR. Roby, è giusto? Sì, sì, penso che l'abbia toccata, però non so. Se è volontario o no, adesso vediamo. Giudicherà l'arbitro. Comunque mi sembra giusto andare a vederlo. Grazie, Roby. Puoi chiedere a Roby Camposciò se ha fiducia nelle istituzioni. Roby, no. Hai fiducia nelle istituzioni arbitrali? Sì, sono bravissimi, figurati. È giusto perché ho la carta a disposizione, voglio sfruttarla. Ma è un punto a vostro favore la carta. In bocca al lupo. Grazie. È una bella persona comunque. Sì, è vero. Come mai sei uscito così tu? Cosa non è andato? Posso dire che gli affiderei qualsiasi cosa? Posso dire che il gioco si fa duro e Ragnar è in panchina. No, scherzando ovviamente. Allora ragazzi, un attimo però, facciamoci seri perché qua... Sì. E qua si decide tanto, eh? No, si decide tutto ragazzi. Chi vince tra le due va in semifinale. Vediamo. Siamo 5-4. C'è Sciscione dietro il VAR, ma la Fucina non ce la fa. Questo gol è regolare. Sciscione dove c'è la polemica è lì. Ci campa con la polemica. Immergiamoci con Andre. Prima di toccare il braccio, che tra l'altro non è nemmeno largo, c'è un tocco sul piede, quindi la rete è valida. Attenzione! Ottimo, 5-4! E ora... E il tempo è scaduto e tra poco c'è la ruota, Mamma mia, amici! What a match! Mamma mia! Posso dire che un pochino
sono eccitato dalla situazione. Beh, io sì, ma non Max, urlerai Max, troppo con no, Max di fianco. Dico per la partita, Max. Okay. Vediamo il replay. Allora, chiedevano qua, però effettivamente non si è visto benissimo, ci fidiamo quindi dell'arbitro. Anche dai, delle istituzioni. Sì, delle istituzioni, io un po' meno. Viva le istituzioni italiane. Perfetto, che salutiamo. Ci sarà ancora qualcosa da recuperare però, prima della ruota, ragazzi. Dai ragazzi, porca puttana! Pascali. Anna, carica lì, Anna! Si riaffacciano nella metà campo avversaria, non succedeva da una manciata di... Pascali! Rosso, rosso. Però qua è stato fermato il gioco. Forse l'ultima azione. La partita è diventata tesa adesso, eh? Gala. Tesa come Max. Canage. Canage. No, rosso. Da lì, attenzione. Oh mio Dio, rosso, è la zona del rosso. Il rosso, rosso, vogliamo rosso, rosso. Oh mio Dio, è la zona di Fragolino. Vogliamo rosso, rosso, vogliamo rosso, rosso. Vogliamo rosso. Il rosso. Arbitro, vogliamo il rosso. Ha detto no, che non va lui. No, no. Attenzione perché la zona di Fragolino. Credo sia il momento di Scopelliti, centrocampista preso al draft. Beh, effettivamente ne ha sbagliate tre da rosso. Ha tirato sempre centrale, buono, l'avrà anche capito. Guardiamo Anna Ciati che osserva intanto i suoi calciatori. Anna, scopriti un po', Anna. Per no, favore. Attenzione però. Anna, ma che fa? Ma lei abballa quello che dice Felice. Mette un po' di gaina. Parte Scopelliti, la conclusione sulla barriera, rivogliamo il rosso a battere le punizie. Posso dire che sì, era meglio lui. Era meglio lui, almeno tirava centrali, ma in porta. Attenzione. Chiede palla dalla parte opposta a Luca Manzolini. Accontentato, attenzione. Che fa? Fallo. Che è carta VAR per... Vediamo fa? Luca Manzolini. Canage. Bravo, ecco, oh mio Dio, Canage. Bravo, bravo. Ho capito perché... Bravo, oh mio Dio, Manzolini. Andiamo in rete. Andiamo in rete. Questa è la di tutti. Rosso. Vogliamo il rosso. Rosso, rosso, vogliamo il rosso. Come George Weah. Vogliamo il rosso. Mamma mia, cost to cost. Vogliamo il rosso. Abbiamo capito. Basta, no, scusate. No, sembravi... Rosso, tira una testata, rosso. Felicitas con Ciati. Mamma mia, cost to cost impressionante di Canage. Che dire, dopo la critica... Prima l'ho punzecchiato, bravo, all'inizio esatto, partita. E poi... Perché mi ricordavo questo giocatore qui. Sì. Attenzione perché... Cosa sta facendo? Il normal Bertocchi prende la palla. Cosa sta facendo? È sua. Era già ammonito, dicono. No. Attenzione al normale Bertocchi, anche Maui lì vicino al pallone. Si allontana. Vai, però Bertocchi. Maui. Bertocchi! Saranno 25 metri. Non è impossibile e vorrebbe dire pareggio. Probabilmente l'ultima azione prima della ruota di Sisal Fan Club che potrebbe nulla cambiare tutto. È impossibile per questo Bertocchi. Nulla è impossibile per questo Bertocchi. Nulla è impossibile per questo Bertocchi! 5-5! Questo oh mio Dio! È un inferno! Di nuovo! Incredibile! Max Felicitas! Occhio Felicitas, Anna! Occhio Felicitas! Guardatelo! Il flash mob! Cade anche lui! Mamma mia! Che partita, Luca! Sembrava finita! E fermi tutti! Perché adesso c'è la ruota di Sisal Fan Club! Ma forse c'è ancora un'ultima azione! Ammutolito Luca Campolunghi in conduzione! Mamma mia! Mamma! Io pensavo che la fucina contro gli Oregon avevo già visto tutto nei gironi. Parte Caizza fuori. A sto punto mi viene da dire, ma tutte le punizioni di prima poteva battere Bertocchi. Finiscono i tempi regolamentari. Ora ci colleghiamo con la ruota di Sisal Fan Club. Andre, ci senti? Sì, vi sento ragazzi. Mamma in questo mia, momento. Ma che partita è stata, Andrew? È ancora una no, bellissima. Però dico... Molto belle, tutte e due le partite molto belle, ma lo sai una cosa, Andre, in questo momento le parole non sono importanti quanto il suono della ruota. Allora, l'hai lubrificata? Io mi muto. Ragazzi, facciamo girare la ruota, powered by Sisal Fan Club. Vediamo cosa succederà. Vabbè, ma quanto l'hai lubrificata? Sisal Fan Club. Club, attenzione! Cosa e quindi
Quiz incredibile! E al termine del quiz, adesso ogni squadra dovrà scegliere il proprio protagonista che andrà a rispondere alle domande di Sisal Fan Club. Chi vince sceglierà lo spiglio di ruota. Sì. Chi vorresti? Chi è il più acculturato a livello calcistico tra i tuoi? Beh, Pascal ha già perso uno. Io posso andare? Vabbè, a parte che sei un arrogante, fallo dire dagli altri. Dico, di quelli che giocano, che fiducia c'ha? Scusa, Pascali. Allora, Andre, Ema, io vi chiedo di essere un po' un VAR alle domande per il buzz. Va per bene. Il buzz. Il prof alla prima manche mi ha inchiappato. Ed è già polemica, ma non ci interessa. Non dite quelle parole che c'è Max che è veramente incontenibile. Allora, vediamo gli outsider chi decidono. È l'Italo? Tra l'altro sta guardando Anna, Anna Ciati? Chi è che? Ragazzi, serve... È l'Italo. Quindi okay. Allora, okay, vieni. Per i Pegasus viene scelto le spiego io William le regole. Wallace Pascal. Ragazzi, è l'Italo. Che bello l'Instagram di Max comunque. Allora. Mentre per gli outsiders è l'Italo. Andiamo da Omi però adesso perché siamo serio. Ok, allora vi spiego le regole. Allora, sono tre domande. Chi ne azzecca prima due vince e può scegliere la ruota. Ci sono quattro risposte. Non premete prima di tutte e quattro le risposte. Se uno sbaglia tocca all'altro. Quindi non premete, non premere prima della, della risposta. Esatto. Allora, iniziamo con la prima domanda. Chi è stato nominato miglior attaccante della Serie A 2019-2020? Domenico Berardi, Zlatan, Fabio Quagliarella o Ciro Immobile? Vado di Ciro Immobile. Giusto, 1-0, 1-0 per i Pegasus. Confermiamo, ha suonato prima Pascalio. No, Italo non ha proprio suonato. Italo non ha suonato. No, per quello. Ora fa il figo. Allora, seconda domanda. Chi detiene il record come marcatore più anziano dei mondiali? David Villa, Filippo Inzaghi, Robben oppure Roger Milla? Roger Milla, Camerun. Mamma mia! Giusto. Però non ha suonato. I Pegasus, in teoria, se I Pegasus sceglieranno lo spicchio. 30 secondi per loro. Cosa per scegliere, Luca? Lo spicchio. 2v2. 2 contro 2? Te la giochi così? E la tieni la palla. Finale te la giochi così? Chi ci metti? Chi ci metti? No, non lo so, non lo so. No, scelgo loro. Perché 2v2 si prende con la palla prima quanto loro. Ti rode non essere là adesso però. Ti rode non essere lì a giocartela. Max? Ora, io sono felice che hanno vinto loro perché... 15! La scelta non conta un cazzo, quindi... Ah, dici, almeno siamo pari. Sì. Così non io c'è la roba di aver sbagliato. Forse anche gli shot out. Gli shot ok. Out, Andre. Allora, è la prima volta, credo si possa fare. I Pegasus hanno scelto Super Santos con la squadra al completo. Ok. Ok, ok, ok. E dopo, se pareggiano, ovviamente. Io vorrei fare i complimenti a quello che ha lanciato la palla contro di noi, tra l'altro. Questa è una chiara scelta per pareggiare. Capito, però vuol dire schiacciarsi tutto il tempo, ne prendi uno sei rovinato. Ma scelta che vi dico la verità, non mi soddisfa particolarmente, ma mi incuriosisce, se vi devo dire la però verità. Però se dovessero perdere col Super Santos, è un trauma questo, tecnicamente sì, però avrei un trauma psicologico. Come diceva Luca, un 3 contro 3 col Super Santos, cioè 7 contro 7 col Super Santos. Siete troppo sicuri? Secondo me che hanno sbagliato anche la stanno buttando troppo sulla difensiva. Vi ricordo che eravamo 5-2 per i Pegasus a 5-6 minuti dalla fine. Ma quindi l'ha scelta Robby Camposcio questa idea qua, tuo papà? Non credo, avrò scelto la Muzza. Boh. Beh, comunque, come strategia puntate ad arrivare secondi. Dei a sto punto penso di sì. Per beccare il Redlock. Vabbè, sei calato in mentalità Juve praticamente. No. L'ultima Juve, l'ultima Juve ragiona così, Pareggino, no, limitiamo i danni. Andiamo. Si parte quindi con i 3 minuti supplementari. O di meglio, fuoco, ragazzi. Ruota. Chi segna? Chi vince va in semifinale. In caso di pareggio in semifinale ci andranno i Pegasus come secondi in classifica. Partono il kick-off. Butt con questa palla per i Pegasus. E Cannaug perde il kick-off. Grande giocata di Caizza. Poi Ragnar spalla la porta. Forse subisce fallo. No, si rialza. Si è finto. Lotta come un leone. Il ragno di Melegnano. Si mette le mani in faccia.
Rimane a terra. Non lo so. Già... ha subito un colpo alla testa. No, ma prima si toccava la faccia, poi sul collo. Non so dove l'hanno preso. Non mi sembra uno che simuli comunque in generale. Allora, non so se si può rivedere il replay di quello che è successo, perché a me mi è sembrato che Ragnar si è spento cadendo per terra, poi ha capito che non gli fischiavano fallo e si è riacceso. Vediamo. E non ho capito più nulla. Allora, primo colpo qua dietro. Qua si spegne. No, però gli ha tirato un colpo Maui. Oh, bestia! Attenzione, gomitata secondo me non voluta da parte di Maui. Sia davanti che dietro. È arrivato il dottore con la lastra portatile. Con la mozzarella, eccola qua. Mi hanno portato il ghiaccio. Guardate la bufala. Niente. Niente, il dottore... Diamo un Nobel. Sì, ma il dottore Curi se ne va. Un po' infastidito. Premio Nobel per la medicina. Non voglio essere in quella busta di ghiaccio in quel momento. Che temo farà una brutta... Andiamo avanti. Il tempo però viene recuperato comunque. Un minuto e mezzo comunque. È già volato, ma si recupera. No, ricordiamo che sono 3 minuti effettivi, ragazzi. Ce li hanno gli arbitri. Il rosso in possesso palla, mette in mezzo, cerca di creare scompiglio, poi la deviazione! Mamma mia! Voi avevate già fatto i conti, pareggio, mica pareggio a VAR, forse calcio... Attenzione, forse un tocco di mano, attenzione, il rosso inferocito. Boro di Wish, no, chi è lui? Ma come va? Però l'hanno già usato il VAR. Allora, l'Italo chiama il VAR. Chiamata del VAR di Elitalo. Sì, ma l'hanno già usato. No, l'hanno annullato prima. No, scusate, perché poi hanno annullato tutto. L'arbitro va al VAR. Per un cosa, scusami? Per una tirata di braccio. Trattenuta, sì. Di uno dei Pegasus sei vostri. Sì, chiaro. Griezmann. Ok. Poverino, che fine che ha fatto Boro. Prego. Secondo allenatore dietro a Dannacciati. Mamma mia. Vediamo. Diciamo che dopo che ha fatto la canzone con la Bobo TV, insomma, la carriera era giusta fine. Salutiamo tra l'altro un amico. Secondo me non c'è niente. Io vorrei chiedere a Robby Camposciò se ha ancora fiducia nelle istituzioni prima delle... Ma chi è? Secondo me Robby, hai ancora fiducia nelle istituzioni arbitrali? Sempre comunque, a prescindere. Comunque tutta quella generazione lì si è sempre fidata, guarda che cazzo di fine abbiamo fatto. No, comunque chiamato... è vero, uno dice... Comunque nella chat dicono, ma i 3 minuti non si può usare la VAR. Certo che si può usare la VAR. Sì, ragazzi, ed è tempo effettivo, quindi recuperiamo tutto. Attenzione, Andre, che succede? L'arbitro se ne stava andando dal VAR, ma è ritornato, ma adesso se ne va. Vediamo qual è la... Il responso. Non c'è fallo su Bertocchi e le braccia di Carpani sono dietro il corpo. Vabbè, quindi rimane l'altro. Ma Italo, dai. Vabbè, ma Italo era in netta confusione dopo il quiz. Andiamo allora, calcio d'angolo, si riparte e non so quanto rimanga, credo almeno 1:30 ancora. Rivediamo. Effettivamente non c'è nulla. Parte il cross, in me è un tiro cross! Ma che traiettoria ha preso. Assurda da parte di Salvatore Scopelliti. Credo un altro calcio d'angolo? No, è proprio la palla che fa così, la maledetta. Beh ragazzi, l'abbiamo scelta apposta questa palla. Certo. Cioè, è quella palla che quando tiri non sai che effetto ha. Allora, dicono hanno già usato il VAR. No, era stata annullata quella carta lì. Ma basta fare questa cosa di democrazia. Andiamo avanti, mettete la chat abbonati per favore. Grazie moderatori. Il rinvio di Alessio Buono, dei G-Kickers. Esce addirittura dall'inquadratura. Attenzione Ragnar! Vabbè, ma schiena... Oh, Ragnar! No! Impazzivo. Mamma Implodevo. Mia. Implodevo. Mamma mia, che stava per capitare, ragazzi. Se faceva gol il ragno, veniva giù la Leona Arena. Scopelliti. Oh! Su Angelo Carpani. E ora... E dice di alzarsi. Gli hanno sparato. Sembrava Allen Iverson con Tyronn Lue. Figa Ragnar è riuscito a sbagliare. No, porta rispetto a Ragnar. Tra l'altro lì non se l'aspettava. Qua schiena MVP. Che tracollo. Cioè, incredibile, una parabola bruttissima ha preso schiena. E intanto siamo oltre 29.000. C'è il medico. Ragazzi, allora ve lo dico anche a chi si è appena collegato. Chi vince questa partita vola in semifinale. Tra l'altro se passano i Pegasus
ci sarà il pool, il pole, deciderete voi in chat chi passerà come prima. Tra poco semifinali, Coppa degli Eroi, annuncio fondamentale, state pronti, che potrebbe cambiare le sorti della Got League, e poi finalissima per chiudere. Ma io lo so l'annuncio? No. Ah. Beh. Attenzione. È arrivato il toast forse l'annuncio. Manca, credo ancora 40 secondi. Ultimo giro d'orologio. Non si è giocato praticamente, abbiamo visto soltanto scoppelliti dalla bandierina. Carpani si rialza. E prende la traversa, un saluto anche ai draftati degli outsider che non stanno giocando. Claudicante Carpani. Dai ragazzi, cazzo! Il rinvio di Buono, come prima, profondo, direttamente verso la porta. Allontana la difesa degli outsider che ci credono. Forza! Ci credono, ci devono credere. Forza! È tutto aperto, il rosso, attenzione! Dai rosso, cazzo! Ancora! Prova la giocata, poi no, rosso. È fermato, ancora il rosso, attenzione, no. Rosso, cartellino rosso, cartellino rosso, attenzione un attimo, cartellino rosso, Ragnar ha colpito il rosso, cartellino rosso, questo capita a credere nelle istituzioni, questo è quello che ci piace però, se l'arbitro non tira fuori il rosso si rialza, arriva... Credo Canaggio, qualcuno ha... Ma che fa Fratino? Ma no, Fratino, si contenga, la riconosciamo, cioè, tribuna. Che... Urlava scemo. Allora, ragazzi, Andre. Non c'è persona più insopportabile, Ragnar. Figa, si fa le ragnatele qua e poi si butta per terra. Robin Super Spider-Man. Cioè, no, c'è rosso. Un bel allora, comunque, punizione per gli outsider, credo. È ritornato tutto nella norma. Sì, ma io spero che tirino attenzione, fuori il cartellino. Ultima azione della partita. Qua è o dentro o fuori. Al termine di questa punizione l'arbitro fischierà la fine, quindi letteralmente è l'ultima azione. Ricordo che se gli Eternals, no gli Outsider scusate, segnano, passano. Se invece non segnano, passano i Pegasus come secondi però. Sono in semifinale ma sono contro i Redlock. Non so cosa ci sia peggio, giusto? No, esatto, preferirei prendere gol a questo punto. E quindi sarebbe, scusa un attimo, Atletico al bar, Fucina in caso, sì, e Pegasus contro Redlock. Vediamo, mamma mia. Sul pallone c'è proprio lui. Colui che prima il normale ha fatto sognare gli outsider. Non può farlo con il tango. Occhio che c'è il rosso. Non può farlo con il tango. E infatti non lo fa. Finisce qua. I Pegasus sono in semifinale e l'andranno a giocare contro il Redlock del Masseo, mentre dalla parte opposta ci sarà ufficialmente Fucina contro Atletico al bar. Mamma mia, Ema, che ci aspetta? Madre mia. Mamma mia. Mamma mia. Intanto vediamo almeno William Wallace Pascali. Almeno loro non hanno distrutto la postazione. Che abbraccia il suo. Guardate, Ragnar che il rosso. Ragnar, attenzione, Andre. Attenzione, Andre. Vedo il rosso contro Ragnar. Ai ferri corti, andiamo lì, andiamo in campo. Queste cose non mi piacciono. Cioè, attenzione. Robby sta cercando di calmare Ragnar, che ha vinto. Si è un po' esaltato contro le critiche. Chiede scusa a Ragnar. Attenzione, il ragno di Melegnano. Scusa, Ragnar. Maui, le tenebre arrivano per tutti. Attacca Maui. Il rosso nel frattempo si tocca, non gliene fregava niente. Sì, Ragnar è stato un po' allontanato perché. Rimaniamo un attimo lì con le immagini. C'è Schena. Elitalo ha preso una mazza, credo. No. Schena, come ti è sembrata questa avventura? È stata tosta, però dai, ce l'abbiamo messa tutta. Eccolo qua. Il rosso va via incazzato, come giusto che sia. Potevate non far serata ieri. Mamma mia, rosso stava per potevamo non far serata ieri, effettivamente, questo è vero. Però è andata così. Brutto colpo di mouse. In bocca al lupo, si sta avvicinando il rosso in cabina di regia. Intanto noi abbiamo rivisto il replay. Ragnar dà una mazzata al rosso che si alza. Poi arriva Maui che dà una mazzata a Ragnar, ma eccolo qua il rosso. Salve, Rosigno, parli qui, che non si sente. Max, mi porti un pullman di fighe, per favore? Sì, sì, sì.